Gracias. Hola, feliz cumpleaños Valerio. Eh, 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 ayer te fuiste a probar las medidas, todo. Te fuiste a hacer un botox, te fuiste, te fuiste a pinchar, todo bien, todo, todo, todo despampanante. Querés que, que estar hecha, hecha una loba hoy, ¿no? ¿Eh? De todas maneras, feliz cumpleaños Valerio. Y gran laburo, gran laburo el que, el que hiciste este año. De verdad. Que todavía no terminamos que tenemos que seguir laburando. ¿Eh? Un beso grande de, de todo el equipo, de todo el equipo. Buenasera Italia. Se c'è una cosa che ho capito del personaggio che ho qui in studio stasera è che si arrabbia, obiettivamente è uno di quelli molto focosi, ma si arrabbia soprattutto se gli si toccano determinate cose, gli affetti certamente, no? la famiglia, no? gli, le persone a cui lui vuole bene, se lo si mette in dubbio sulla buona fede, se lo si frena nei suoi sogni, ma si arrabbia, anzi si incazza se gli si tocca Diego Armando Maradona. Perché per lui è più di una ferita che gli si apre nel cuore, diventa proprio rabbioso. Ecco perché abbiamo voluto iniziare con questo video, questa sera, questa trasmissione. Vi ringrazio, spero, anzi credo insomma, che sarete in tanti a seguire per ora questa trasmissione. La trasmissione che se fossimo su, su YouTube, su Instagram, sarebbe eh, la trasmissione dove è protagonista un trend topic, cioè Valerio Antonini. Presidente della Sporting buonasera buonasera, 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 buonasera. Dico bene, è vero che Diego Armando ha, Maradona è un tasto che non si può toccare. Devo quasi. dire che mi ha, mi ha descritto in maniera perfetta questa sera e, e devo dire che il tasto Diego Armando Maradona mi colpisce, soprattutto quando leggo e sento dire le stupidaggini che ho sentito, che ho sentito in queste ultime settimane, le finte inchieste che sono state fatte su di me. E, e che questa sera andremo a sviscerare perché poi quando si fa un'inchiesta ci si assume la responsabilità di quello che si scrive, di quello che si dice. E quindi, siccome GDG come l'ho ribattezzato perché c'è CR7, e c'è DGG, oggi abbiamo coniato per lui questa, questa nuova che definizione il mio, il mio che il tuo collega Giacomo Di Girolamo che da oggi in poi io chiamerò GDG per abbreviazione e per caratterizzarlo visto che si chiamano con questi soprannomi i grandi giocatori noi chiameremo GDG oggi il nostro Giacomo certo. Di Girolamo anche per non perdere tutte le volte tempo per nominarlo. Però l'inchiesta che lui dice di aver fatto su di me oltre a essere stata un clamoroso flop perché l'inchiesta non aveva assolutamente nulla, ha chiaramente toccato dei temi che io avevo sviscerato in una intervista di quasi 90 minuti che gli avevo concesso, nella speranza che questa intervista servisse per fare un articolo intelligente, un articolo completo, un articolo dove si vedessero anche i lati eh, negativi probabilmente del mio modo di essere, che ci, ci saranno come ci sono in tutte le persone. Quindi non, non, non so qui io per piacere a tutti, io sono qui per fare investimenti, per portare profitti alla mia attività, per portare benessere alla città, una città che aveva bisogno di un imprenditore come me, che cercasse di cambiare il, il modus operandi che c'era stato nelle ultime, nelle ultime settimane, negli ultimi anni. E quindi evidentemente questo mio grande da farsi ha dato fastidio a molti, specialmente quando ho cominciato a toccare tasti sensibili. Per la provincia di Trapani, quando si è spazza la voce che avevo acquisito dal mio amico Massimo Telesud e soprattutto quando ho manifestato in maniera concreta il mio interesse per l'acquisizione dell'aeroporto di Trapani. E lì ho visto che il tappo della bottiglia è saltato e tutte le formichine sono cominciate a uscire fuori. Perché, eh, noi ne abbiamo parlato ovviamente prima di arrivare qua in diretta in questa trasmissione. Ci davamo del tu, continuiamo a darci assolutamente, del tu, ci va Assolutamente, no, va bene. No, per capire come certo. <ride> sei convinto, e eh, un po' devo dirti che mi hai convinto, che eh, al di là dell'approfondimento della, dell giornalistico. Del mio amico e collega Giacomo Di Girolamo, lo sottolineo così tu sai che siamo amici con Giacomo Di Girolamo, giornalista che stimo tantissimo. Ognuno fa il lavoro alla sua maniera, non c'è dubbio. È Giacomo uno di quelli che è ormai è uno dei superstiti insieme a me e a pochi altri in questo territorio, nel campo del giornalismo. E tu sei convinto, e un po' hai convinto anche me, devo dirti, che eh, non tanto l'inchiesta, l'approfondimento giornalistico di Giacomo Di Girolamo e di Nicola Biondo, ma in generale un po' di malumore, di. Eh, nasi arricciati si, li stai vedendo da quando hai lasciato intendere che eri interessato all'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi, probabilmente come tu hai detto appena in trasmissione un territorio che era un po' diventato più dormiente del solito eh, ha trovato questo trend topic ormai, basta scrivere Valerio Antonini oggi eh, mettono tutti i like e diventi virale, ha trovato questo imprenditore che ha deciso di investire nel territorio, cambiando un po' il paradigma forse dello stesso tessuto sociale eh, provinciale e giustamente probabilmente <coughs> o comunque legittimamente qualcuno ha iniziato a guardare diversamente a questa figura, prima con simpatia, adesso forse con eh, sì. più attenzione e proprio perché hai Fatto sapere che eri interessato anche all'aeroporto civile di Bigi, che ritieni di essere adesso diventato ancora di più bersaglio di Merino? Ma diciamo che le certezze non ce l'abbiamo. È chiaro che siamo noi anche oggi facendo le nostre inchieste per capire il mandante, perché di solito quando si fa qualcosa i latini dicevano cui protest, chi è che ha il vantaggio che GDG sia venuto improvvisamente da me a chiedermi un'intervista accompagnato tra l'altro da un giornalista importante come Nicola Biondo che è stato anche un motivo per me di diciamo di sollievo quando l'ho visto perché ho pensato che l'intervista assurgesse un ruolo importante che fosse un'intervista con una finalità nuova, quindi di scavare anche nella profondità di quello che era stata la mia attività e che mi aveva permesso di arrivare dove sono arrivato. Le domande che mi hanno fatto durante l'intervista mi hanno lasciato a dir poco scioccato, eh, perché mi sono reso conto che avevo di fronte a me due persone che erano completamente impreparate di quello che stavano facendo, completamente impreparate sulle domande che mi facevano. Faccio un esempio, giusto così ci rendiamo conto: mi è stato chiesto, anzi, mi è stato detto che non c'erano foto o video che ritraessero me insieme al leader. Eh, Presidenti di paesi sudamericani. Ebbene, ho fatto presente a loro che c'era un video su YouTube che aveva quasi 250.000 visualizzazioni, dove io venivo ritratto dentro casa del presidente del Venezuela Nicolás Maduro insieme a Diego Armando Maradona e che quel video aveva fatto il giro del mondo. Ce l'abbiamo? Sì. Ce l'abbiamo, vediamo se la regia ce lo, ce lo propone. Prego, prego, prego. Intanto e, quindi, e quindi, in quel momento, io mi sono reso conto che non avevano fatto i compiti a casa e che probabilmente avevano avuto la fretta di venire da me proprio per far uscire questa sorta di eh, inchiesta eh, che poi abbiamo visto e vedremo adesso in dettaglio, che è stata condita di commenti retorici assolutamente indisponenti e che chiaramente, e loro questo credo lo sanno, ci porteranno a dover agire legalmente a tutela degli interessi gravemente lesi dalle cose che sono state scritte, ma soprattutto per le falsità che sono state scritte, che sono una, di tale quantità che io sono anche sorpreso che una testata che comunque io so, non conoscevo, ma so da chi me ne ha parlato, essere eh, non ho una ottima testata come TP24, abbia permesso che un'inchiesta di questo tipo sfociasse in quello che poi è diventata. Perché cosa è diventata? Ma è diventata un resoconto... A me, a mia me vita. sembra quasi una biografia, adesso non voglio entrare nel merito del lavoro dei miei colleghi eh, e ti prego di non, di non Assolutamente. Portarmici. Però da giornalista, magari abituato appunto a, anche ad essere Monello ogni tanto, non l'ho trovata poi così, al allora, di là di qualche sfaccettatura Ma vedi, di, so, la, no. di io di capisco, capisco, di capisco che possa, ad alcuni pochi, aver dato questa sensazione. Adesso vi, ti, ti spiegherò il perché andando a fondo nei temi trattati da GDG ci siamo resi conto invece della clamorosa serie di errori che sono stati citati. Faccio riferimento al, a come è inaugurata la trasmissione, con un video che ti ho fornito, uh, che Diego mi fece per il compleanno, è un mio compleanno nel 2018, 17 maggio 2018, e che chiaramente dà l'idea di un qualche cosa che è ben al di là di un rapporto professionale. È, è, è il video di un qualcuno che riconosce a un amico... I meriti di un lavoro straordinario fatto nei, nel corso degli anni che aveva permesso a Diego di sentirsi importante dopo tantissimi anni di problemi, tantissimi, tantissimi anni di, di, di problematiche legate all'uso della droga, come tutti sanno, alla sua riabilitazione a Cuba. Il lavoro che noi avevamo svolto insieme, che abbiamo svolto insieme per otto anni, ha consentito a Diego veramente di sentirsi importante, di avere, di avere a che fare in maniera diretta, in maniera propositiva con grandi leader del mondo latinoamericano di sinistra, questo è un video che, che è andato praticamente... Sì, all'inizio abbiamo visto che c'eri pure tu all'ingresso. Esatto, quando... e questo è un video eh, dove noi andammo a trovare il presidente del Venezuela per eh, siglare alcuni contratti di vendita di grano. Con, con il Venezuela che, come tutti sanno, a fronte delle sanzioni americane, stava subendo grandissime pressioni per l'importazione di cibo, non potendo contare su asset in valuta forte, quindi in dollari, e, e noi ci inventammo delle soluzioni chiamate di barter, cioè di scambio commerciale tra grano e tutti i prodotti che loro potevano esportare non sanzionati dagli americani che ci hanno consentito nel corso degli anni di mantenere questa relazione commerciale operativa nonostante appunto le sanzioni del governo americano. E quindi ritornando indietro a quello che è eh, stato il lavoro svolto dai giornalisti, eh, la prima cosa proprio parlando di Diego eh, si è intervistato eh, il figlio Diego Junior che come tutti sanno fino al 2015 non era stato neanche riconosciuto da Diego e che ha eh, diciamo, avuto un rapporto con il padre negli ultimi anni della vita di Diego molto particolare, perché chiaramente Diego si è ritrovato eh, quasi costretto emotivamente a passare del tempo con lui, visto tutti gli anni in cui aveva negato questo rapporto padre-figlio e io non voglio entrare neanche nel merito delle cose che succedevano proprio per rispetto a Diego per rispetto alle cose che so che, che lui aveva dentro che pensava non lo voglio assolutamente tirare dentro a questa discussione perché eh, mi metterei allo stesso livello dei giornalisti che hanno fatto questa specie di, di inchiesta però arrivare a mettere e a ridurre il mio rapporto con Maradona al commento di Diego Junior lo ritengo assolutamente offensivo contrario alla verità e chiaramente ha un solo fine quello di cercare di eh, non solo di denigrarmi, ma anche di eh, cambiare la realtà dei fatti e questa cosa non la consento. Non la consento perché poi, andando leggermente più avanti, si fa allusione al fatto che addirittura io possa essere parte eh, di un qualche sistema, di un qualche meccanismo per cui possa essere entrato in possesso di quello che era il, il patrimonio di Diego e questa cosa è un'accusa velata, gravissima di cui i signori dovranno rispondere evidentemente in tribunale. Visto che non solo non è così, ma io sono stato il primo a denunciare chi secondo me è veramente responsabile di questo. C'era una persona che aveva la doppia firma sul conto di Diego in Svizzera, c'era una persona che aveva la doppia firma sul conto di Diego a Dubai, è sempre la stessa persona, era il suo avvocato, che si chiama Mattia Smorla, su cui la giustizia argentina già sta indagando. E quindi io ritengo che non sapere queste cose, non citarle, e, e, e citare invece tutto ciò che è negativo, che pensano che sia negativo per portare eh, screditamento alla mia persona, al mio rapporto con Maradona, lo ritengo un insulto gravissimo su quale io non posso Senti, Non voglio entrare nelle cose intime, però eh, ci sono anche degli altri video. Proprio, qualcuno, lo faccio, eh, qualcuno lo faccio in onda con l'audio, in questo caso è una festa, credo sia una, una festa di compleanno. Adesso non so, ce lo spiegherà poi il presidente Antonino. Facciamo vedere, regia.

Dove eravate? A Dubai, a casa di Diego a Dubai. Eravamo eh, io, Mattias, Morla, Stefano Ceci, che è il ragazzo che ha praticamente vissuto tutta la sua vita gli ultimi 30 anni della sua vita con Diego e, e c'era Rosio, che era la, la compagna di Diego, l'ultima compagna avuta da Diego, eh, e stavamo festeggiando noi cinque. Non c'erano figli, non c'erano ex giocatori, non c'erano ex compagni. Eravamo in cinque a festeggiare il compleanno di Maradona. Questa è la foto dell'ultimo compleanno di Diego svoltasi a casa di Diego a Buenos Aires, e dove vedete ci siamo sempre io, Stefano, eh, Mattias, vicino a Diego, io sono quello più vicino a dei tre. E, e questo perché siccome è stato detto da, da questi giornalisti che io è stato fatto intendere, sottintendere che il mio rapporto non era così forte, ebbene, lo abbiamo ampiamente smettito dai fatti e, e dalle foto e dalle immagini che abbiamo mandato in onda. Eh, non glielo ho fatte vedere durante l'intervista che mi hanno concesso perché ero sicuro dal modo in cui ponevano le domande, dal modo in cui si sono posti fisicamente nel fare le domande, che andavano cercando problematiche da inserire nell'inchiesta e quindi ho voluto vedere fino a dove arrivavano. E vi racconto un'altra cosa per farvi capire il livello, il livello di questa inchiesta. Nella prima puntata, chiamiamola puntata di Beautiful, lui ha, ha scritto che io ero residente in Svizzera e che non pagavo le tasse in Italia come Sinner, paragonandomi a Sinner, che io ritengo oggi il portabandiera dello sport nazionale, un, un ragazzo straordinario con dei valori eccezionali, che giornalisti come GDG si sono permessi di criticare perché non ha la residenza in Italia e perché non paga le tasse in Italia, quando questo ragazzo passa 330 giorni l'anno fuori dal, dal, dal paese. E giustamente come fanno tutti gli sportivi con lui, lui, prende la residenza a Monte Carlo e gestisce la sua vita come meglio gli pare perché non deve dare conto a nessuno. Ebbene nella, in quella frase io lo chiamai e gli dissi: guarda che hai scritto una stupidaggine, io non sono residente in Svizzera, ma sono residente a 5 metri da casa tua, perché sono residente a Erice da maggio 2023. E gli ho detto pure: oltre a questo. Quando dici che io non pago le tasse come Sinner, dici una doppia stupidaggine, perché Sinner è residente a Monte Carlo dove ta le tasse sull'imponibile delle persone fisiche è zero, in Svizzera si paga fino al 27% che io ho pagato regolarmente negli anni, quindi questa è la dimostrazione ulteriore se mai ce ne fosse bisogno, ma ce ne sono anche altre che vedremo della precarietà con cui questo articolo è stato scritto, della velocità con cui questo articolo è stato scritto, come se ci fosse bisogno di far uscire questo articolo il prima possibile per mandare un messaggio <coughs> a chi dall'altra parte doveva cercare di intavolare con me una trattativa per l'aeroporto. Come se io una mattina mi sono alzato e ho detto ma sai che c'è, oggi mi compro l'aeroporto. No, non è andata così. GDG non è andata così, me lo dovevi chiedere perché io ero interessato a comprare l'aeroporto. Io ero interessato a comprare l'aeroporto perché mesi prima eri ero adesso non lo so. Ah. Adesso io te lo dirò dopo. Questa okay. cosa, questa domanda tienitela perché bene, ne sei... parliamo dopo. Adesso andiamo su GDG perché io sono interessato a GDG. Il tema dell'aeroporto nasce esclusivamente perché leggo un'intervista del presidente Schifani della Regione Sicilia il quale dice che gli aeroporti siciliani devono essere privatizzati. Questa intervista mi colpisce molto, sai perché? Perché siccome ritengo il Presidente Schifani un uomo estremamente intelligente e al di là del, del rapporto personale che mi lega attraverso Roberto, che il è il lavorato. figlio, mio avvocato personale, ma soprattutto mio amico, e probabilmente questo GDG non lo capisce, che probabilmente oltre ai rapporti personali di lavoro ci sono anche i rapporti personali, ho detto, ma se il presidente della regione dice una cosa del genere andiamo a fondo, capiamo il perché. E guardando i bilanci dell'aeroporto mi resi conto che questo aeroporto produce perdite importantissime per la Regione Sicilia, perdite certificate. Anche oltre se l'ultimo fa... bilancio è in positivo. Sì, l'ultimo bilancio è in positivo, lo dice, lo dice il suo attuale presidente, attuale perché speriamo che prima o poi questa situazione finisca nelle mani di chi può gestire in maniera positiva l'aeroporto e portare profitto. E vi spiego perché. Beh, Ombra, ombra per la provincia di Trapani è quasi intoccabile, ha dimostrato di saperci, di saperci che fare con l'aeroporto. Sì, e come va intoccabile? Beh, se, ho detto quasi, eh, è comunque è una persona che ha dimostrato, in numero alla mano, dimostrato? di saperlo gestire. La regione Sicilia perde 6 milioni di euro all'anno nell'aeroporto di Trapani e se non pagasse questi 6 milioni di euro... L'aeroporto andrebbe in perdita ogni anno molto di più di quello che dice il bilancio. Secondo tema fondamentale: quest'anno c'è stato un incendio all'aeroporto di Catania che ha fatto sì che 400.000 passeggeri finissero dalla tratta Catania a Trapani e quindi aumentassero di fatto il gettito di, di, di ingresso sulle casse dell'aeroporto. Ma se noi andiamo a studiare la situazione attuale, l'aeroporto è una bomba arologeria pronta a esplodere, c'è un solo vettore che se domani decide di chiudere se ne va l'aeroporto, come è, com è già successo, non è stato mai portato avanti un progetto di involucrare altri vettori che portassero altro tipo di passeggeri, perché tutti sanno che l'aeroporto serve come porta d'ingresso per portare business, per portare i clienti che investono, per portare i clienti che portano soldi col turismo, ma se tu fai Ryanair a 20 euro Londra a Trapani e il turista che viene spende 100 euro, che turismo è? Noi dobbiamo creare, l'ho detto tante volte anche qui in questa trasmissione, bisogna creare i presupposti perché l'aeroporto sia una porta d'ingresso per chi vuole venire a Trapani a spendere, a fare turismo vero, turismo non solo di massa, ma turismo d'elite, che è quello che ha consentito a una città per esempio come Olbia di diventare quello che oggi è l'aeroporto di Olbia. Questo non succede. Per chi non succede? Dati alla mano però sembra che insomma, per ogni passeggero che arrivi sì. attraverso Rai Nero o le, le altre compagnie mm -hmm. poche che assicurano poche altre tratte, beh, il gettito rimanga qua nella terra della ah, provincia sì. di Trapani, allora, creando faccio, pil per la regione siciliana. Le faccio, le faccio uh, un esempio al contrario. Diciamo che l'aeroporto finisce nelle mani di, di, di privati che investono, come era nelle mie intenzioni, un certo tipo di, di, di importo che serve, uno, a creare un secondo terminal, due, a creare una struttura per poter essere ricettiva per tutto ciò che è il servizio di aerei privati che oggi consente, per esempio, all'aeroporto di Malta, che sta a 10 minuti di volo da qui, di essere uno degli aeroporti più forniti dal punto di vista del servizio jetting d'Europa. Tutto questo porterebbe un doppio dei turisti che ci sono adesso, porterebbe il triplo di incam per l'aeroporto e farebbe sì che l'aeroporto diventerebbe non più una perdita di 6 milioni di euro per la regione, ma effettivamente un raddoppio del PIL senza perdere i 6 milioni di euro e quindi tutti sarebbero felici e contenti. La regione perché non butta 6 milioni l'anno nell'aeroporto, il PIL raddoppierebbe e l'aeroporto diventerebbe finalmente un, un sistema che non solo è autoliquidante, ma che porta pure profitto. Quindi pensa un po' quanto... Quel folle di Antonini ci aveva visto lungo nel mettere La seconda attenzione. volta che uso l'imperfetto. Ma vedi perché oggi io ho preso questa decisione, ne parlavo con, con il mio avvocato, con tutti i miei collaboratori. Aver generato tutto questo nervosismo nel, nel circuito marsalese, e io sono anche rimasto sorpreso perché io devo dire che ho sempre detto a tutti quanti a Trapani tifosi in particolare che noi abbiamo estremamente bisogno e necessità di involucrare nel nostro progetto la provincia. La provincia è fondamentale perché Trapani è una città di 70.000 abitanti che diventano 135-140 conerice, ma per portare il Trapani ai livelli dove io lo voglio portare abbiamo bisogno. Di avere un, un zoccolo duro di 20-25 mila tifosi che possano riempire quello che sarà il nuovo stadio di questa città e per farlo abbiamo bisogno della provincia. Quindi, Marsala, che è una città tra l'altro bellissima, dove io vado spesso, dove sono stato ieri sera tra l'altro ospite di un carissimo eh, ristoratore, che saluto Nicola San Martano, gli mando un grande abbraccio, e, e invece, Tutta questa credine che da lì è uscita fuori attraverso il P24 è inaspettata, ingiustificata e devo dire anche che gliela rimando indietro con gli interessi perché stanno facendo un errore clamoroso, un errore storico. Perché oggi Trapani finalmente sta vivendo attraverso la mia attività un momento di splendore nazionale: si parla di Trapani finalmente di sport pulito, di sport all'avanguardia, di progetti seri e non c'è bisogno che arriva GDG con i suoi articoletti a dire menzogne sulla mia vita, sulla mia attività, per cercare di, 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 di buttare ombre, per questa parola ha doppio effetto, sulla mia attività. Non serve. Se lui voleva sapere come andava, eh, fosse andata la mia attività a Palma Campania con la Palmese, invece di scrivere che era stato un mio fallimento, facendomi passare, purtroppo non lo ero come il proprietario della Palmese Calcio, io ero semplicemente il direttore di quella squadra. Gestivo per conto di terzi, ossia di un imprenditore cinese. L'attività mi era stato garantito un determinato importo di, di, di soldi, che sono improvvisamente spariti. Avevo 27 anni, a 27 anni già facevo questo tipo di attività e avevo portato la Palmese seconda in classifica dopo due mesi di gestione. Improvvisamente, io, mentre ero a Cuba a cercare di convincere Maradona a fare un concerto. Con Gigi D'Alessio a Napoli perché volevo regalare questo sogno a Diego di tornare in Italia dopo tanti anni in cui era stato bandito come un criminale mentre il criminale non era perché poi l'agenzia delle entrate i famosi 40 milioni se li è dovuti rimangiare, io seppi che l'imprenditore era sparito, non si trovava più. Song. Zikai Song, il quale mi deve ancora oltre 70 mila euro ma li abbiamo rifatti con gli interessi, grazie a Dio. E, e quindi arrivare... A fare questo tipo di ragionamento, facendomi passare come quello che cerca a Trapani una rivincita su qualcosa su cui non cerco nessuna rivincita, dove si parla di fallimento e fallimento non è stato, è chiaro che tu hai dentro di te il verme solitario, lo chiamo io, quel verme cattivo che cerca di attraverso le parole scritte di buttare ombre, di buttare eh, chissà quale eh, eh, come dire, rancore per dire: vedi, è venuto qua. State attenti perché può succedere la stessa cosa, scordandosi dei quasi 10 milioni di euro che io in nove mesi, al senso 10, ho speso già a Trapani. E quindi io non lo posso accettare. Non lo posso accettare perché se permettessi a un signore del genere di fare quello che ha fatto, io consentirei a chiunque in questa città che ha una penna, che ha un social, di poter scrivere e contenere e scrivere le stupidaggini che ha scritto lui. Non si Ma può fa fare. Ma fa parte del libero pensiero. Il libero pensiero e il giudizio. E se tu mi dici che ti sono antipatico, se tu mi dici che non ti piace quello che io sto facendo, puoi dire quello che vuoi. Ma se tu cambi la realtà, giochi sulle verità che io ti dico cambiandone il significato, cambiandone il senso, allora non stai esprimendo il giudizio. Tu stai cambiando la verità dei fatti volutamente, perché sai benissimo che quello che stai scrivendo non è la realtà e questo non è più consentito io non ero presente alla vostra intervista ma ti chiedo, ma hai chiesto poi di essere, che ne so, una, una replica un, una correzione o, o basta ma vedi, la replica e la correzione la posso chiedere quando l'intento che sta dietro alla, 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 alla chiamiamola inchiesta è un intento giusto di informare chi sono tu vuoi informare chi sono? Fallo Vuoi fare un'inchiesta basata sul nulla per, perché non sei riuscito a capire da dove vengono i miei soldi, nonostante io ti ho spiegato da dove vengono i miei soldi, qual è la mia attività. Sono entrato anche nei particolari della mia attività spiegandoti come lavoro in Venezuela, come ho lavorato in Iraq, in paesi difficili dove al di là del fatto delle sanzioni il food per leggi stabilite dalle Nazioni Unite non è sanzionabile, ti ho spiegato i rischi che corrono nella mia attività e ti ho fatto vedere come io da zero sono riuscito a costruire un certo tipo di attività. E tu che fai? Prendi queste informazioni, le manipoli a modo tuo, ci metti quel commento cattivo, velenoso, perché chissà come mi vuoi far apparire. GDG, io sono una persona che tu hai conosciuto, hai visto, non ho paura di te, ti ho fatto venire nel mio ufficio ti ho dato un'intervista di 90 minuti l'hai giocata male e adesso io passo all'attacco e quindi mi stai guardando a breve ci vediamo in tribunale sono scelte insomma personali no, no non sono scelte personali, personali. Dovute, le scelte, personali ho, guarda le scelte, io sono un imprenditore che sta rischiando molto di mio sto rischiando il mio tempo ho una famiglia ho dei figli, quindi tutto quello che faccio lo pondero anche in funzione dei rischi che corro per la mia, per la mia famiglia e non permetta a nessuno di giocare su questo, non lo posso permettere. E se c'è qualcuno qui che pensa a Trapani, che può giocare con me in questa maniera, ha capito male. Io accetto qualsiasi tipo di critica e i miei collaboratori lo sanno. Ci confrontiamo costantemente su tutta la mia attività, su tutto, da quello che si deve comprare a quello che si deve vendere, a come gestire le, 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 le varie attività, su tutto mi confronto con i miei. Accetto anche di dirmi Presidente ha sbagliato, benissimo, anzi chi che cosa ho sbagliato, fammi vedere perché può servirmi per un domani ad evitare di commettere errori. Ma quando c'è dall'altra parte questo tipo di atteggiamento allora no, non lo posso più accettare. Beh, eppure fuori sembra che tu invece sia insomma, assolutamente autoritario, così eh, alcuni scrivono, no? che non accetti le divergenze dal tuo pensiero. Ma vedi, questo è il tipico retaggio di una città nella quale è stato proibito a tutti di dire e di agire in una certa maniera. Perché tu quando hai le spalle sporche dietro è chiaro che permetti a tutti di dire, perché prima o poi sai che tutte quelle bugie, quelle falsità che ti rappresentano in quel momento usciranno fuori, usciranno dalla magistratura, che grazie a Dio è un ente straordinario che consente a imprenditori come me di fare l'attività qui, proteggendomi da tutto quello che è il marasma di cui noi abbiamo, siamo circondati. E, e questo retaggio consente poi, purtroppo, attraverso l'uso di questi maledetti social, perché io li considero... Purtroppo l'ho detto già una volta qui in trasmissione da te il vero problema di questa società, perché quando tu dai un'arma del genere in mano a squilibrati, perché molti di quelli che scrivono sono dei squilibrati, dai la possibilità di scrivere insulti, parolacce, eh, minacce, io ho ricevuto minacce di ogni tipo e perché tanto adesso ti arrestano è perché è qui è perché là cose folli da gente anche che mette la faccia a volta. Tanto stanchi, volte... sta ha detto il presidente dell'Agragas, e lasci il trapano in promozione. <ride> Caro Deni, già hai perso in campionato, due volte. Hai perso in Coppa Italia con Limonesi. Pieni in altra sveglia quando vieni e 20. E far bravo. Io quando l'ho visto questo signore pensavo pure che era una brava persona, perché sono arrivato a Grigento, mi ha fatto mangiare il suo ristorantino lì di periferia in città. Ho detto: Ma vabbè, il ristorante è quello che è, però perlomeno è stato gentile. Mi ha offerto il pranzo. Sono arrivato allo stadio. Mi hanno insultato ad Agrigento in ogni modo. Mi hanno picchiato a bordo campo, dandomi una ginocchiata mentre cercavo di uscire. Lui è venuto a scusarsi con la moglie, se non che per avere io detto quello che era successo qui a Telesud il lunedì. Lui ha fatto una dichiarazione in cui diceva che io mi dovevo, dovevo io imparare le regole. Quindi le regole che io vado lì, mi devo farmenar, devo star zitto e gli devo pure grazie. Quando viene qua, gli devo pure far trovare la bella torta col te caldo, gli devo dire grazie. La prossima volta però colpiscimi più forte. Deni, non è così. So io che ti insegno come si vive, so io che ti posso insegnare come fare impresa, so io che ti posso insegnare come gestire una squadra di calcio, visto che le tue, a quanto pare, con me perdono sempre, quindi non posso accettare... Vedi, questa è, hai centrato, questa è la, è la dimostrazione di come, di come oggi basta che scrivi Antonini, hai qualcuno che ti guarda, che ti mette il like. e eh, l'ho detto all'inizio, sei Trent'ope, ma cioè, non basta si può scrivere. continuare così. Se, se, se si parla di te per ora c'è una, una eco mediatica. Sì, ma l'eco-mediatica... Infatti, hai anche notato, che... io ho salutato all'inizio, non l'ho fatto perché chi mi conosce lo sa, parlo a chi non mi conosce dal là, nel resto d'Italia. Ho salutato come Buonasera Italia, ma non l'ho detto per fare lo sborone, perché so che stasera, grazie a Valeria Antonini, se non stasera in diretta, nei prossimi giorni, chissà in quante regioni e in quanti starete guardando questa trasmissione. Per cui, Buonasera Italia. Mi, mi stanno dicendo qualcosa da... da c'è uno screen, mi dicono. Adesso, adesso verifico. Vabbè. Già lo scrivono? Ah, già lo scrivono, vedi? App appunto, quindi non no, no stavo dicendo nulla di sensazione. Per cui basta. Ora, secondo me il presidente del dell'Agragas, magari, ha, non lo so, no? ho fatto linee, ho studiato linguistico, ma faccio finta di fare l'interprete. Dico, magari ha sfruttato. Valerio Antonini, per lanciare un messaggio invece al suo territorio. È possibile? Sei diventato quindi pure una chiave di volta? No, conoscendolo assolutamente no. Conoscendolo ha voluto mandare quasi una maledizione. dire ah. state attenti che questo vi manda anche in prima categoria. Eh, vedi, ah. eh, noi abbiamo trovato, parlavo prima dei social, abbiamo trovato un centinaio di profili falsi su Facebook, di persone che scrivono insulti di ogni tipo e che si sono uniti insieme in una macchina di fango o che tentano di fare questa macchina di fango contro di me ma che oggettivamente mi fanno un po' tenerezza. E hanno trovato qualcuno che li dà campo, qualcuno che gli dà campo, tipo per esempio quel sito di Facebook torinese che non voglio nemmeno nominare perché sennò no gli faccio solo che un favore, che continua a pubblicare insulti di ogni tipo nei miei confronti e anzi pure con loro noi abbiamo preparato già una querela anche perché, loro, Che fanno satira, pure con loro che fanno sa. Ma, certo, ma satira di che tipo? Tu l'hai letti gli articoli che hanno fatto? Eh, su pure di con me, me ultimamente, eh, gli ultimi giorni quindi, mi sono oh, Ma no, ma poi io per, guarda, <ride> con loro voglio vederli in faccia. Perché, siccome loro mi vedono e io non li vedo, almeno portandoli in tribunale sono costretti a venire e li vedremo finalmente chi sono questi signorotti che si permettono di scrivere così, così, così su di me. Almeno io potrò scrivere o far, fare qualche bella inchiesta a Telesud su chi c'è dietro a Ignoranza Giallo Blu, su chi c'è dietro quelli che scrivono determinate stupidaggini su di me, la mia, vita, la mia vita personale, il mio modo di essere, il mio modo di comportarmi. Voglio pure io sapere quello che fanno da Ignoranza Giallo Blu, quello che dicono, quello che fanno, come si comportano. Vogliamo fare. Una bella partita aperta perché loro sono nascosti, perché vi nascondete? Uscite dallo scoperto, fateci sapere chi siete, se no Sennò sono costretto io poi a fare quel passo per sapere chi c'ho dall'altra parte che scrive infamità, volgarità sul mio conto, sulla mia vita, e sulla mia famiglia. No, magari sono altri forza. commenti, magari sono i commenti. Come non voglio entrare nello specifico, magari sono gli altri che commentano: che appunto non esagerano. devono commentare più, devono pensare a qualcos'altro, e a qualcun altro perché io non è che la mattina mi alzo e penso a ignoranza a giallo blu, a GDG o a GDA o a chi per loro non me ne importa niente. Io penso a fare qualcosa sei, di importante ma sei, per la città. Sei un ciclone che è arrivato in questa terra strana, è normale che tu abbia gli occhi puntati addosso. Quindi se io Poi, domani vengo da te. Se, 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 eh no, se rompi le scatole sul mio privato no, ovviamente. Ah, ah certo, certo. faccio Ma bene. Se, quindi, se, se tu il mio privato, lavoro, se, lo, tu co... prendi, se tu prendi determinate informazioni, le cambi a tuo piacimento no, e cerchi di essere. Quindi fai bene, E quindi no, so no, io no. che faccio bene Ognuno. oggi a fare quello che farò e a fargli capire che con me trovano non un muro, una, una, una montagna quasi impossibile da scalare. Perché, siccome io dietro di me non ho niente, lo, il mio armadio non c'ha scheletri. I Loro ce l'hanno? Allora io adesso, da qui, come ho detto prima, che tu mi hai chiesto la domanda all'aeroporto: lo vogliamo continuare? L'aeroporto, noi ci fermiamo in questo momento ah. perché ci fermiamo non significa che non siamo più interessati. Ci fermiamo perché vogliamo vedere gli sviluppi, vogliamo vedere come Telesud oggi, televisione importante del territorio, cercare di capire come vengono gestite le risorse della regione, cercare di capire come Airgest gestisce i fondi della regione, cercare di capire come vengono dati gli appalti all'interno dell'aeroporto, cercare di capire come viene gestita la politica all'interno dell'aeroporto, perché magari io spero che l'aeroporto non serva per fare campagna elettorale, no, credo che il Presidente attuale poi si voglia candidare sindaco da qualche parte, almeno lo spero che sennò sarebbe una farsa e quindi io mi auguro che tutto questo ci porti poi alla conclusione che la gestione sia lineare, che sia una gestione perfetta, perché se questo è, noi facciamo i complimenti al presidente dell'aeroporto e gli auguriamo lunga vita. Se così non fosse, chiaramente come cittadino oggi del territorio, oltre che imprenditore, sono anche cittadino del territorio, io voglio sapere che cosa succede là dentro, anche perché siccome la Regione Sicilia si è dimostrata finora assolutamente disponibile a fare tutto ciò che serve per portare vantaggi al territorio, io sono anche responsabile di comunicare, guardate che qua... C'è un problema oggi e lo faccio come editore di Telesur, non come imprenditore, stai attento. Quindi, nella misura e nelle mori in cui oggi voglio fare io l'inchiesta sull'aeroporto, voglio capire l'aeroporto come gestito. Sperando sempre, come ho detto prima, che non serva per fare campagna elettorale, perché quello sarebbe una cosa gravissima che credo che non sia il caso. Cioè immagino che Ombra, l'attuale presidente, non usi l'aeroporto, come mi è stato detto a Trapani, io ho detto no, non ci credo, non è possibile per far campagna elettorale per candidarsi a sindaco Vabbè. a Marsala, non è possibile, non credo Possono che sia una cosa assolutamente illazioni. fattibile. Possono essere relazioni, come magari vengono fatte. certo ma però verifica. Ti dimetti da presidente dell'aeroporto e fai la campagna elettorale, non puoi fare le due cose insieme, quello è conflitto di interessi. Quindi noi siamo sicuri che lui conoscendo bene quelle che sono le normative in merito a questo tipo di situazioni, rimanendo a fare come vuole fare in maniera così ferma e ferrea il presidente dell'aeroporto, sappia che ci sono dei limiti poi su quello che si fa. Senti, mi, mi hai appena messo in grande difficoltà. Sì. Perché fino a, fino a questo momento, sono il direttore di Tresur, fino a questo momento, dopo lo scopriremo. Dico, no, io do, no, no, scusa, è una, una battuta, è una battuta. Ma io lo, lo dico anche perché voglio far presente a chi ci ascolta due cose fondamentali. Ti interrompo solo per questo, sì, no, poi no, ti no. lascio la parola. Sarei non solo presuntuoso, ma sarei assolutamente lesivo dei miei interessi se io entrassi in un'attività come questa. E mi permettessi di mandare via qualcuno senza averlo prima conosciuto, confrontatomi con lui sui temi fondamentali di sviluppo dell'attività della televisione, sarebbe un qualcosa di assolutamente folle, che io non farò mai. Io darò a tutti voi che lavorate qui a Telesud l'opportunità di dimostrarmi che dovete rimanere qua, e anzi dovete aiutare la televisione in funzione dei progetti che noi abbiamo e che tutti sanno di far diventare questa televisione una televisione poi ne fondamentale, importante per il territorio e per tutta la regione siciliana quindi a maggior ragione da direttore di una, della testata giornalistica fra le più importanti se non la più importante della Sicilia occidentale ti chiedo ma fammi capire allora vuoi utilizzare la televisione come un'arma? assolutamente no io la televisione la voglio utilizzare per fare informazione per fare inchieste perché siccome su di me sono venuti a fare inchieste allora, fammi, visto che qua è il modus operandi del territorio, facciamole queste inchieste. Andiamo a fondo dei problemi, andiamo a fondo delle verità. Vogliamo scoprire queste verità? Scopriamole. Dentro di de me, nel mio armadio, i scheletri non l'hanno trovati, non ci stanno. Io sono la persona che qua è venuta non conoscendo il territorio, non mi potranno mai dire che sono un mafioso, che sono legato a un mafioso, che ho parenti mafiosi o che ho rapporti con mafiosi. Non ce l'ho e lo sanno benissimo. Non potranno mai dire che faccio riciclaggio di denaro perché la mia attività è chiara, onesta, pulita e libera da qualsiasi tipo di tentazione. Non mi potranno mai venire a dire che faccio chissà quali affari con chi in politica. Io ho preso i miei soldi, li ho investiti, credo nei miei progetti, credo in quello che faccio e quindi non ce li ho gli scherzi di denaro. Andiamo a vedere gli altri quello che fanno, cerchiamo di capirlo per il benessere del territorio. Perché se io sono venuto qua e ho trovato un territorio in queste condizioni, qualche responsabile ci sarà pure. Andiamo a fondo, capiamo e ci mettiamo come il cinese sulle rive del fiume a aspettare che passa Basta male. che non facciamo come il cinese sondo. No, certo, Ma, chiaro, per noi per siamo i cinesi quelli. Quelli che quelli aspettano di di sulla riva del fiume, quelli, quelli, quelli che aspettano sulla riva del fiume difficile il mondo dell'editoria, per fare le inchieste ci vuole tempo, personale, competenze. Imparerò. No, no, tu, ma impareremo un po' tutti, servirà certamente insomma tanta buona volontà e, 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 tanta, e tanto savoir faire. Bisignani, non hai nessuno qua, però poi scopriamo, già lo sapevamo obiettivamente, perché quando sei arrivato insomma... Chi, nel più, chi più, chi meno, so, abbiamo provato a comprendere questo uomo Valerio Antonini e scopriamo che appunto ha i rapporti dappertutto: eh, romani, eh, nazionali, milanesi, a Londra, in Sud America, in Arabia, in Cina. Allora, Luigi Bisignani è per me una fonte di ispirazione costante, è un amico a cui voglio bene come voglio bene a poche persone nella mia vita. E lui sarà testimone di nozze, come ho detto, nel mio matrimonio e, ed è un uomo che mi suggerisce le mosse da fare nel, nella misura in cui mi dà sempre consigli su cosa non fare, soprattutto su quali passi non compiere, perché lui sa benissimo quanta fatica mi è costata costruire quello che mi sono costruito e quindi mi ha sempre consigliato tutte le mosse che fai, ponderale, rispetta le regole, rispetta la legge, comportati in maniera esemplare, sì, ed esempio anche per chi fa impresa come te, ma non esagerare mai, non fare mai errori, non violare mai la legge e vedrai che nessuno ti potrà mai toccare. E quindi io lo seguo pediseguamente perché eh, nella vita credo che ognuno di noi abbia dei mentori, abbia persone sì. di cui si fida, abbia persone che rappresentano un po' eh, quello che noi vorremmo essere o comunque quello che noi aspiriamo a diventare almeno come comportamenti chiaramente ognuno di noi segue dei percorsi segue una, una certa eh, via di lavoro, chiaramente lui fa rispetto a me tutt'altro mestiere, l'ho fatto tutta la vita e, e, e quindi posso dirti che sono assolutamente fiero di essere un suo amico, me ne vanto e, e se per qualcuno come GDG può rappresentare un problema, è un problema su, assolutamente solo suo. Ma tutti questi rapporti che hai extra italiani sono tutti rapporti di lavoro ovviamente sì. no? per business Assolutamente sì, anche perché io, e questa è un'altra cosa che voglio dire e sottolineare per l'ennesima volta, forse ci fosse qualcuno che forse non l'ha capito, almeno gli sturiamo l'ultima parte dell'orecchio che gli è rimasta chiusa. Io non sono venuto qua per fare politica. Per fare politica. politica? Non me ne importa niente di fare politica. E non farò mai politica sul territorio, zero assoluto. Potete dormire sonni tranquilli, potete andare a trovarvi il vostro candidato. Valerio Antonini non fa politica, scordatevelo, semmai siccome faccio un imprenditore e sono interessato a chi fa politica, seguiremo con attenzione chi vuole fare politica sul territorio. Oggi posso dire con certezza che Trapani ha degli ottimi politici, sia a destra che nell'attuale amministrazione. Il sindaco Giacomo Tranchida mi sembra un che okay, okay, okay. mi piace che non l'hai definita di sinistra. <ride> no, no, io non, non l'ho definita di sinistra perché lui non si definisce okay. di sinistra, quindi eh, le, 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 lo cito esclusivamente perché è il sindaco, è il sindaco del fare perché io con lui mi confronto sempre su progetti e lui mi dice sempre se si può fare si farà, se non si può fare ti dirò sempre di no e questa cosa mi piace perché non mi ha mai chiuso le porte con. Tant'è e lui tocca un altro tatto. Regolarmente no, ehm... però voglio dire una cosa: sì, voglio sì, finire pregole. come c'è lui, io ho un ottimo rapporto con Maurizio Miceli okay. che saluto, bravissimo ragazzo Ciao, Maurizio. che fa della politica una nuova attività della sua vita perché lui principalmente è avvocato, ma ho avuto modo di apprezzare le qualità eh, di linguaggio, le qualità di, di espressione, le qualità di, di saper dire e quindi io non ho interesse che ci sia. Uno o l'altro, perché secondo me sono bravi tutti e due, faccio riferimento alla campagna elettorale dell'anno sì. scorso. Io ho interesse che chi ci sia faccia, chi ci sia metta a disposizione degli imprenditori che vogliono fare le opportunità per fare impresa. Questo mi interessa a me, questo mi interessa che succeda sull'aeroporto, perché l'aeroporto è la porta d'ingresso. Quando io avrò le squadre dove devono stare, l'aeroporto deve servire per far venire tifosi da tutta Italia qua a Trapani. E se l'aeroporto è gestito come è gestito oggi non ci vengono i tifosi qua, vanno a Palermo e poi vengono a Trapani. E questo non va bene. E quindi io da imprenditore, avendo letto le difficoltà di gestione che c'erano nell'aeroporto e le difficoltà che reclamava la regione in quanto a fondi spesi inutilmente su questo aeroporto, ho detto: ma sai che c'è? Vediamo se. Completiamo il cerchio! Non avrei mai immaginato di generare tutta questa paura nei confronti di chi, probabilmente, attraverso l'aeroporto, chissà quali tipi... Ma sei proprio convinto che sia proprio l'aeroporto ah, che ha dato la l'astuzia? Io penso che, penso che ci vuole solo un pazzo per pensare che non sia quello, no? E quindi, tra, stranamente, gli attacchi sono venuti da Marsala, area Marsalese. Tra l'altro, non capisco perché si chiamano TP24, come me lo spiegherà qualcuno visto che stanno a Marsala e su Trapani fanno sempre sparatorie a occhi aperti dico dal punto di vista giornalistico e quindi eh, credo che sia ora un po' di fare di dare un taglio a questa storia. Senti, ritorniamo a Tranchida. Eh, mi interessa che facciano, infatti tanto ha fatto che ha dato la Sport Invest insomma, una, alla tua società e la gestione del, del palazzetto dello sport. E no, te. no, no, fermo. Però no, 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 con un regolare, con un regolare. Attenzione, eh, perché già ho sentito, no, dire, no, 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 ho sentito dire no, ti interrompo perché questo è importante. Ho sentito dire stupidaggini okay, okay, okay. Da, qualche, da qualche cervello deviato qui che dice che io, avrei io non ho fatto niente. Io ho comprato il titolo di serie 2 di basket dalla Stella Azzurra per partecipare al campionato avevo bisogno di un palazzetto che era l'attuale Palachark ridotto in condizioni disarmanti. Okay? Quando io ho cercato di iniziare i lavori al Palasciarc è evidente che il comune di Trapani si è trovato nella necessità di fare un, bagno, un bando di assegnazione di quel palazzetto, bando regolare a cui ho partecipato solo io perché potevano partecipare altri imprenditori locali che non lo hanno fatto, il bando è stato regolarmente assegnato alla mia società e io ho investito quasi 3 milioni di euro su quel palazzetto per renderlo quello che oggi che può dare al Travani Shark la possibilità di giocare in Serie A in quel palazzetto e con gli ultimi lavori completeremo anche l'Europa che faremo tra due anni Ta quindi, no, perco, perco. No, no. quindi questo per ritornare a quello che dici tu e smentire le stupidaggini che si sentono dire in giro qua purtroppo per voi che mettete in giro queste stupidaggini io oggi ve le smentirò una dietro l'altra e come ho fatto oggi con GDG farò dopo con quelli che se ne inventeranno perché o dite la verità e la commentate come vi pare a voi, anche negativamente, perché a me di quello che pensano gli altri non me ne frega niente, quello che mi interessa è che non dicano bugie, che non vadano a dire in giro bugie su di me, sulla mia attività e su quello che faccio. Non glielo permetto, è guerra aperta. Tanto è tuo il, il Palashark che decidi chi può entrare, chi non può entrare, butti fuori la gente, due anni, tre no, anni... No Nicola, scusa, però non è così. No, io lo dico per provocare ovviamente. No, no, ma io facciamo, facciamo un bel discorso che te qua. Se io leggo su un social, mi arriva, perché ci è arrivato a noi, che questo signore, che poi tra l'altro scopriamo avere una denuncia in corso da parte della ex moglie per aggressione, perché sembra che sia un uomo che alza le mani, eccetera, eccetera, io questo non lo so, ma avendo visto il tipo di commenti che fa non mi meraviglia. Non entriamo nel personale. No, 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 io entro nel personale perché lui è entrato nel mio, quindi io posso entrare il suo, è una cosa abbastanza ovvia. Si è permesso di dire su di me dei commenti clamorosi e soprattutto ha fatto una cosa incredibile. Ha dato delle pecore ai tifosi del Trapani Shark, creando i presupposti per un pericolo pubblico. Perché se io vedo uno a me, non Valerio Antonini, che mi dà della pecora, lo incontro e dico se Ma che sei a Dio? Ma come ti permetti? E quindi un domani questa cosa può creare i presupposti per uno scontro che io devo evitare per ordine pubblico. Perché è diventato quel signore un pericolo d'ordine pubblico con quello che ha scritto. Non perché mi definisce a me Mandrione, perché non me ne Andriano, frega niente Mandriano, sì. non me ne frega niente. Perché lui, scrivendo quello che scrive, di fatto diventa un pericolo d'ordine pubblico e quindi io ho tutte le condizioni per dire se ma sei... questo perché il regolamento interno lo prevede ma immagino abbiate parlato assolutamente, qui parliamo di ordine pubblico ma, chi... ma certo, chi... io mi sono confrontato qui parliamo di sicurezza non parliamo più di giudizi personali quando uno si avventura a determinati commenti parliamo di ordine pubblico e di sicurezza e quindi ho tutto il diritto di proteggere quello che io ho costruito là dentro ed evitare che succedano incidenti o scontri tra tifosi, perché chiaramente io ho ricevuto già diversi messaggi, adesso lo vedo, ci penso io, calma, non entra più, tanto non veniva mai, ha detto lui a vedere le partite, quindi qual è il problema? Non lo voglio nemmeno nominare perché vi farei solo un favore a nominarlo, ma è evidente che ci sono delle situazioni che non possono essere tollerate. Nell'interesse personale e nell'interesse dell'ordine pubblico. E quello che ha fatto è di una gravità assoluta. E quindi io, anzi, mi meraviglio che ci sia pure qualcuno dall'altra parte che possa pure dire ma poverino, ma poverino che? È? Ma poverino che? È? Ma tu ti alzi la mattina per fare un posto del genere su Facebook? Ma che c'hai al posto del cervello? Io questo non, non, non lo riesco a capire quando ti dico che i social sono un pericolo, perché consentono a una persona del genere di fare quello che ha fatto. Non è possibile! Ci vogliono dei regolamenti, ci vogliono delle situazioni che non possono permettere a certa gente di fare quello che fa. Perché non è che scrivere, quando tu mi mandi un sms, è una cosa privata, rimane tra di noi, ma quando tu scrivi pubblicamente e pubblichi determinate situazioni, come già aveva fatto, perché non sto a dire qui che cosa aveva scritto nelle settimane precedenti, insulti di ogni tipo, megalomane, megal qui, megal là, ma una cosa assurda, e io non ci vado, era meglio Basciano, era meglio cose, cose dell'altro mondo che noi non possiamo accettare. Eh, sì, ehm. e poi c'è il caso della scuola. Senti, il caso della scuola è un caso che mi ha molto ferito perché io dall'inizio dell'anno ho partecipato a diversi eventi nelle scuole, tra cui due eventi proprio nella scuola di questa preside. La quale si è presentata nel mio ufficio e mi ha chiaramente espresso eh, in forma che io ho ritenuto, e non solo io perché eravamo in quattro del mio staff, abbiamo ritenuto una forma di ricatto bello e buono: che se noi non avessi eh, iniziato dei lavori nella paese adiacente a quella dove si allenavano le giovanili del Trapani Shark, lei ci avrebbe tolto e non rinnovato la convenzione che avevamo eh, firmato a settembre, che era scaduta a fine dicembre. Faccio premessa che noi avevamo già investito più di 3.000 euro sulla palestra dove si allenavano i ragazzi, quindi rifacendo i lavori sul parcheri, rifacendo i lavori sul, sulle, sui canestri, eccetera, eccetera. E quindi noi dal 4 marzo con un preavviso di sei giorni ci siamo ritrovati con tutte le squadre giovanili che giocavano in quella palestra, che tra l'altro ricordo la signora che spero mi stia sentendo non è sua, ma è del libero consorzio. E quindi lei ha pure firmato un contratto senza l'autorizzazione del libero consorzio. A, a settembre, io l'ho saputo in queste ore, quindi fatto gravissimo e invito il libero consorzio a controllare quello che sta facendo la signora, ci ha sbattuto fuori e quindi ho dovuto immediatamente utilizzare il Pala Shark per far allenare tutte le giovanili creando problemi alla prima squadra, ma tanta a questa gente della prima squadra non gliene frega niente che il Trapani Shark vada in Serie A, probabilmente alla signora non interessa. Però purtroppo facendo quello che fa crea un danno ai ragazzi, non a me. A me me lo crea in seconda battuta, ma la prima battuta è l'umiliazione di dire ai di ragazzi lì non ci potete più andare, dobbiamo vedere dove mettervi a giocare. E poi abbiamo, come quell'altro signore, che si lamentano del settore giovanile, senza sapere che non c'è una, dico una palestra dove io posso mandare la mia squadra ad allenarsi. Questa è la realtà dei fatti. Un signore che sicuramente non è violento e, e, e che, insomma, eh, lasciamo le cose personali alle, alle, loro, alle loro vicende senza più farne menzione, così evitiamo anche insomma, problemi. Quando Capite insomma che eh, al di là che sia diventato l'editore di, di Teresudico, ma essendo un personaggio appunto, pubblico, è un imprenditore tra i più attivi nel territorio, da giornalista, da direttore insomma, anche prima di sapere che sarebbe diventato il mio editore eh, mi ci rapporto per cercare di capire alcune cose in questi giorni anche per vedere come portare avanti questa trasmissione l'ho incontrato e mi è sembrato di capire che eh, è lì, poi la questione sinner, adesso ci arrivo, fammi fare questo so, 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 so giro di parole, è che eh, Valerio Antonini ha diciamo delle idee ben precise e certamente è arrabbiato su come un po' questa Italia non metta in condizione gli imprenditori di potere generare benessere, non solo per se stessi, ma come pille ma soprattutto anche per i propri dipendenti e lì prendo l'esempio di Sino sì, dove quasi tutto è detassato come fanno tante Multinazionali, come fanno tante imprese, qua in Italia invece siamo costretti a lavorare fino ad agosto, fino a giugno per qualcuno e poi forse iniziamo a guadagnare. La tua idea qual è Da imprenditore. La mia idea è che l'Italia. E, è... e così, scusami, ne partiamo da, dal nazionale per arrivare poi alla burocrazia che magari è una cappa in Sicilia come altrove, ma in Sicilia forse un po' di più per fare sviluppare davvero le cose. Allora è evidente, ormai i fatti e i numeri parlano chiaro. Da dove si è defiscalizzato il più possibile, le imprese hanno avuto un'accelerazione straordinaria, i paesi hanno avuto un'accelerazione straordinaria. Faccio l'esempio dell'Irlanda perché io sto spostando la mia attività dall'Inghilterra all'Irlanda, dove si passa dal 25% di tasse di Londra al 12% di Dublino, comunità europea, dove si assumi per, più personale assumi, cioè sgravi fiscali. Google, Apple hanno spostato da Londra a Dublino la loro attività perché è impensabile che io per assumere una persona in Inghilterra pago il 142% sullo stipendio tra tasse, pensione, obbligatorie, eccetera, eccetera. Follia assoluta. In più non posso più assumere personale europeo. Quindi, giusto per darti un'idea, quando tu metti in, comp in competizione una società che apre in Italia, con una società che apre a Dubai, con una società che apre in Irlanda, con una società che apre a Singapore, non c'è competition. Hai perso già. Certo. Perché quando tutto l'utile se lo mangiano le tasse, hai finito. La defiscalizzazione che sarebbe necessaria e fondamentale soprattutto per consentire alle imprese di assumere e pagare di più il personale e investire sul territorio è di fatto smorzato tutto questo pro processo che genererebbe la defiscalizzazione perché c'è una mentalità retrocata che dice ma no, bisogna pagare tasse, bisogna fare qui, bisogna fare lì, gli imprenditori già guadagnano troppo e non capiscono che chi ci rimette poi alla fine non è solo l'imprenditore ma è la persona che lavora. Perché chiaramente il dipendente non potrà più venire pagato le somme che oggi, la vita di oggi, ti chiede per poter vivere bene. Perché oggi 1200 euro al mese, 1400 euro al mese, non ci fai nulla. I giovani non possono accedere più alle banche, al credito per avere mutui. Come fanno due ragazzi che guadagnano 1400 euro l'uno con 2800 euro a pagarsi un affitto, a mangiare, a comprarsi qualcosa per vestirsi? Come fanno? che Si mettono da parte nulla e quindi quando vanno in banca per chiedere un credito, chi lo dà? Nessuno. Ecco perché: 30 quadri di affitto a Milano sono 750-800 euro. Esatto. E ti assicuro che a Londra, 40 Ancora metri quadri, siamo a 2.500 sterline al mese, Pensate. significa che per vivere a Londra devi guadagnare almeno 5.000 sterline. 5.000 sterline nette costano a una società londinese 12.000 sterline là, a, a, al mese, tra tasse, sovrattasse, pensioni e roba del genere. Lo sai e che stai facendo politica adesso, sì. Ma io non faccio politica, io faccio un esempio che è banale di quella che è la realtà degli imprenditori, io faccio l'imprenditore, non faccio il politico e dico alla politica che se continuate così gli imprenditori importanti, le aziende importanti, le aziende che possono portare chiaramente eh, un aumento della, della, del, dei, dei dipendenti, se ne vanno, se ne vanno perché all'estero trovano condizioni migliori, trovano terreno fertile e soprattutto la defiscalizzazione che hanno all'estero gli consente di fare investimenti su progetti, sul futuro, che qui è impossibile fare. Allora tu proprio sei fuori dagli schemi, perché non solo sei in Italia, ma sei venuto pure in Sicilia ad investire, dove è ancora peggio. Io sono convinto che la Sicilia, sotto questo punto di vista, essendo tra l'altro una regione a statuto speciale, ed essendo secondo me il territorio italiano a più ampio margine di crescita, dia a imprenditori che vogliono fare business serio come lo voglio fare io un'opportunità forse unica che c'è in Italia. La Sardegna lo era come oggi la Sicilia probabilmente 40 anni fa, è stato concesso a imprenditori di fare, diventare la Sardegna quello che è oggi. Taormina è l'esempio secondo me più chiaro ed evidente che abbiamo davanti. Dove si è concesso di fare un certo tipo di lavoro, oggi Tormina è diventata l'elite mondiale per chi viene in Italia. Si fa o Tormina per vedere tutta quella che è la parte storica, ma soprattutto per entrare in un'atmosfera quasi cinematografica unica. Non capisco perché non si possa fare qua, si farà qua. Se ce lo consentono di fare, si farà qua. E quindi dico oggi io come imprenditore mi rendo conto che paradossalmente. Nonostante tutto questo che ho detto prima e il fatto che le aziende siano costrette di fatto a non avere che pochi utili da reinvestire sul territorio, lo sport ha quella eccezione che un'imprenditoria eh, diciamo legata più a produzione non ti dà e quindi la possibilità di avere. Interscambi attraverso lo sport con tutto il mondo, con giocatori di ogni, di ogni, di ogni nazione, facendo eh, un certo tipo di marketing che consente di avere sponsor di livello internazionale come noi avremo. Noi annuncieremo nelle prossime settimane la firma di contratti eccezionali con sponsor internazionali che verranno qua e faranno del Trapani Calcio e del Trapani Basket due entità di primo livello a livello nazionale. E quindi ancora di più, ritornando alla tua domanda, io oggi sono, co sono convintissimo che qua si possa fare. L'unica paura che ho è che siccome siamo nel territorio che io ti ho spiegato, è chiaro che domani tutto quello che io farò sarà sempre oggetto... Un fare o un fai fare, se dici qua? Non si e dice. certo! Io non la fa cosa, il primo giorno non che sono andato a Trapani mi è stato detto Qui è, questa è la città del non fare del no, e del non, fare, del non far fare. I per lì non avevo capito che cosa voleva dire. Adesso me ne sto rendendo conto sulla mia pelle perché vedo crescere in certi ambienti un astio ingiustificabile, considerando soprattutto che io sto facendo l'interesse della città e del territorio. Quindi, tutto ciò per esempio potrebbe. Io spero di no, ma insomma la domanda la faccio auspicandomi appunto che sia una risposta negativa. Inficiare la burocrazia, la troppa burocrazia, i lacci, i laccioli potrebbero inficiare un poco le idee di sviluppo che tu, a spizzichi bocconi, a volte anche con grandi bocconi, hai dato già al territorio, cioè il nuovo stadio, eh, gli investimenti, la, la Telesud, la mettiamo alla fine, la, il rinnovamento ulteriore del Palashark, Tutti questi laccioli ti fanno paura. Cioè ti... Senti, eh, mi fa paura il sistema paese. Mm. però Ritornando a quello che ti ho detto prima. Ho trovato qui una classe politica che indipendentemente dalla bandiera... Ma non c'è solo politica, ci sono aspetta, le soprintendenze, aspetta, aspetta, le associazioni, aspetta, 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 gli ambientalisti, il WWF... Sì, sì, però oggi chiunque si trova a gestire situazioni di questo tipo a Trapani è chiaro che prima di dire no su progetti importanti che possono rilanciare la città ci pensa mille volte, noi presenteremo e faremo esclusivamente progetti seri per, nel rispetto della legge, nel rispetto delle regole, nel rispetto di quelle che sono le normative, e io mi aspetto che, dall'altra parte, in funzione di questo che sto dicendo, ci sia una voglia di collaborare, una voglia di fare che consenta a me, come a tanti altri imprenditori che io sto continuamente stimolando per cercare di intervenire con me di intervenire positivamente, di fare investimenti, di fare progetti seri, perché il territorio necessita di tutta una serie di investimenti che le persone che sanno conoscono benissimo, da A alla Z. L'ultima... Eh, tu hai lanciato quasi un appello all'imprenditoria territoriale del territorio, sì. ma qualcuno sta rispondendo? No, zero assoluto, ma credo che sia anche normale. Perché in questo momento probabilmente mi stanno studiando, stanno vedendo quello che sto facendo, a una parte li capisco pure, voglio dire io nel posto loro farei la stessa cosa. Però credo che sia arrivato il momento di sederci, di parlare, confrontarci. Probabilmente anche il mio modo di essere così ruento può spaventare chi vuole fare impresa, eh, soprattutto il mio modo di essere rapido. Io odio le cose lente, perché le cose lente in un processo imprenditoriale sono la morte dell'idea, quindi quando io ho un'idea e quell'idea ci mette due anni per essere realizzata, io ho perso già fantasia, voglia, interesse per portarla avanti. Quindi è chiaro che un imprenditore oggi locale abituato a certi ritmi, a certi modi di fare, a certi modi di, di condurre le attività, si trova davanti uno che in, in nove mesi ha fatto tutto quello che ho fatto io, giustamente magari si spaventa e quindi ci aspettiamo, conosciamolo, vediamo e poi magari ci mettiamo seduti e vediamo quello che si può fare, ma credo che sarà inevitabile. Parliamo un po' di sport, sì. parliamo un po' di Trapani Calcio e Trapani Sciara. Assolutamente. Trapani Calcio si avvicina al momento decisivo della stagione. Domenica abbiamo una partita che è la chiave di volta del campionato perché se vinciamo con la regina dai calcoli che ho fatto abbiamo oltre l'80% di possibilità di andare in Serie C e quindi evidentemente è una partita che i ragazzi sanno benissimo quanto è importante. Ci siamo confrontati a lungo su, su quello che è... Eh, L'importanza della partita, I, i tifosi stanno rispondendo come al solito alla grande, avremo più di 5500 persone domenica, eh, c'è un'attesa spasmodica per il 7 aprile. Il 7 aprile annuncieremo a breve tutta una serie di novità eh, che stiamo collaborando con Massimo per realizzare qualcosa di, di nuovo per dare a quell'evento una particolarità, una novità. Quindi anche come Telesud? Assolutamente sì, Telesud sarà coinvolta a 360 gradi sulla partita, la partita comincerà alle 20.30, abbiamo deciso di fare una, un programma che partirà intorno alle 19.15, un unicum nella storia di Telesud, quindi all'interno dello stadio con due grandi giornalisti che annunceremo a breve e, e dove entreremo nel dettaglio di quella che è stata questa annata straordinaria, parleremo di tutto quello che è stato fatto, tutti quelli che sono i nostri progetti e intervisteremo ovviamente anche il Presidente del Siracusa che è un amico, persona per bene, che sono contento che abbia accettato di venire a vedere la partita perché mi aspetto e sono sicuro che i tifosi trapanesi riserveranno a lui un atteggiamento completamente opposto alla vergogna che mi è stata fatta a me a Siracusa. E quindi e ho detto a tutti che nessuno si deve azzardare anche solo a dire una parola al presidente del Siracusa, che deve essere ospitato come se fosse a casa sua. Il basket: eh, tra una settimana ci sarà un evento importantissimo, perché giochiamo contro una grande del basket nazionale in un ambiente in bellissimo nella mia città. E quindi sento questa semifinale, questa finale che spero che dove arriveremo in maniera particolare. La squadra secondo me ha attraversato, come ho detto nel post partita contro Piacenza, un momento di, di appannamento mentale, appannamento fisico, derivante anche dalle, dalla serie di vittorie incredibile che ha fatto. C'è un po' di stanchezza. Sì, c'è molta stanchezza, ci sono alcuni giocatori un po' acciaccati. Eh, credo che l'allenatore in questo momento lo sto stimolando costantemente a cambiare un po' atteggiamento, eh, deve, deve secondo me diventare deve prendere in mano la situazione di più, deve prendere in mano soprattutto il rapporto con i giocatori, non tanto dal punto di vista tecnico, perché lui sa fare l'allenatore, ma deve trasmettere quelle certezze e quelle sicurezze verso il risultato, verso la vittoria che probabilmente in alcuni momenti i ragazzi hanno sentito venire meno. E quindi siccome per quanti dirigenti puoi mettere l'allenatore è determinante in questo, io credo che lui oggi abbia il compito importantissimo, glielo ho detto, di tirare fuori. Del, delle nuove, dei nuovi stimoli e delle nuove emozioni per portare i ragazzi al risultato che ci aspettiamo. Ma non sarebbe il caso di prendere qualche altro giocatore? Assolutamente sì, noi abbiamo individuato già dei giocatori di basket eh, importanti, il problema è che non alcuni non vogliono scendere di categoria, il problema è che ci sono dei contratti in essere e quindi non è facile, anche perché Inserire i giocatori nella squadra che abbiamo è veramente difficile, quindi sappiamo il ruolo eh, che dobbiamo coprire, sappiamo che abbiamo l'opportunità di farlo fino a una certa data, e quindi compatibilmente con le esigenze del tecnico e con eh, i ruoli che noi abbiamo identificato come eh, diciamo eh, dove dover mettere mano, noi interverremo. Il calcio dobbiamo aspettare l'anno prossimo, però abbiamo già identificato come ho detto elementi importanti da inserire nella squadra quando sarà il momento che i regolamenti ci lo consentiranno, andremo a fondo nelle trattative per cercare di chiuderli Ma questo, ma questo annuncio non destabilizza un po' l'ambiente? Leggo appunto da qualche, in qualche altra... Al contrario, testa. destabilizza quello che non capisce niente Io come? Sto programmando già l'anno prossimo per cercare di portare i giocatori che ci servono per vincere di Serie C, destabilizza l'ambiente, destabilizza i gufi statevene buoni, tanto l'avete capito, De Vriffa o De Raffa, Antonini sta qua, Antonini farà la squadra sempre più forte e, e, e vi mangerete sempre del più al fegato, io dico per voi, piatevene una bella camomilla l'ho detto una volta al mio giocatore uh, Orton, che è una partita inaugurale che giocò a, a Milano si fece spellere con un atteggiamento che mm, poi abbiamo, sì. abbiamo in qualche modo e gli dissi, Chris, take camomilla my friend e adesso gliela dico ai gufacci che stanno a casa, take camomilla, rilassatevi, che tanto keep io ho continuato. Keep calm, te, keep calm. take camomilla, <ride> che tanto continuerete a farvi male solo a voi stessi. Ma tu che vai in giro anche per l'Italia, ma che si dice della realtà a Trapani, sportiva eh, ma ovviamente? La gente è impazzita, perché tutti chiedono, ma che succede? Ah, vedo, ma io l'abbiamo visto... l'abbiamo visto... Dai, noi l'abbiamo okay. visto dalla incredibile quantità e qualità di aziende che sono venute senza che noi le avessimo chiamate a visitarci. Davvero. Incredibile, ma lo vedrete nelle prossime settimane. Aziende di livello nazionale e internazionale. Abbiamo squadre che vogliono fare amichevoli con noi di livello importante e questo vi dà la percezione della novità, perché tutti si sono resi conto, a parte qualche gufo, della realtà che abbiamo creato, della serietà del progetto che abbiamo creato e quindi... Compatibilmente con gli impegni che tutte le squadre hanno, oggi abbiamo creato un interesse straordinario a cui dobbiamo, che dobbiamo alimentare vincendo. Solo vincendo e continuando a salire di categoria nel calcio e vincendo nel basket questo campionato, noi daremo una concretezza, una serietà e un futuro serio a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Hai ah, convinto pure i ragazzi della curva granata del basket, che all'inizio erano un po' così, su, sulle loro... Ma Senti, lì c'è stato un... I trapanesi granati... Io li saluto perché ho apprezzato molto il comunicato che hanno fatto l'altro giorno con lo striscione, perché vedi c'è stata un'incomprensione con loro dettata anche da questo germe, da questo virus che c'è in città, il virus della malalingua, il virus e hanno tentato in qualche modo di allontanarci. La calunnia è un venticello, si cantava nella Sì, nel, c'è questo venticello negativo. Poi secondo me loro si, si sono resi conto della realtà dei fatti, delle cose che io gli avevo detto che sarebbero successe e del fatto che probabilmente difendere il proprio presidente non è uno svantaggio, ma è un vantaggio per loro. E quindi anche perché io sto regalando un sogno anche a loro come tifosi, che è quello di vedere la propria squadra vincere il campionato e andare in Serie A. E lo sto facendo senza chiedere nulla. Io non ho chiesto nulla a nessuno. Ho chiesto a tutti solo di tifare la propria squadra, indipendentemente dal fatto che io gli sto simpatico o antipatico. Non ho mai cercato qualcuno che mi dicesse mi stai simpatico, mi piace quello che fai, non me ne interessa assolutamente. Il riscontro ce l'ho con i piccoli. Ma a te i bambini. piace essere simpatico o essere antipatico? Senti, a me piace essere apprezzato per quello che faccio. La simpatia e l'antipatia è un fatto esclusivamente personale. Io mi sono antipatiche tantissime persone, tante, che però in quelle persone riconosco delle qualità importanti e quindi io, anche se dentro di me penso che sono antipatiche, poi ci faccio affari, ci parlo, perché so che quelle persone hanno da darmi qualcosa in cambio. Credo di avere dimostrato di meritare perlomeno un supporto. Eh, come tifosi per quello che sto facendo e quindi io mi aspetto che loro continuino a farlo come hanno fatto nell'ultima partita. Eh, buonasera Presidente, scrivono qua in diretta, mi devo togliere gli occhiali che era la vecchia avanza buonasera Presidente. Valerio Lentini, buonasera Presidente, tutto quello che hanno detto nei suoi confronti lascia il tempo che trova, sia tranquillo e sereno, pensiamo a un Trapani lascia in Serie A, forza Trapani, grande Presidente. Senti, <ride> no, è lì, ti stuzzia, cioè, no, no, è la decima volta da. che dà la mano. Aspetta, fammi dire una cosa importante. Non ho capito. Durante, durante la presentazione... C'è un altro, un altro un... che non vedo, vabbè adesso me lo fanno notare eh, Durante la presentazione del Trapani Calcio ad, ad agosto io dissi che un giorno avrei portato il Trapani in Serie A, te lo ricorderai mi prendevano, lo pazzo, più che altro. Mi, lo, mi prendevano per pazzo quando dissi che avremmo vinto il campionato ridevano quando dissi che avrei portato il Trapani Shark a, a, a fare il campionato che stiamo facendo dicevano ma questo è pazzo siamo al 94,8% di vittorie su partite giocate tra basket e calcio, noi porteremo il Trapani in Serie A. L'unica cosa è che non possiamo perdere il nostro tempo dietro a queste situazioni di cui abbiamo parlato stasera. La devono finire, ci devono far lavorare in pace, devono far godere la città di questo momento. Questa gente deve andare a fare altre cose, si deve occupare di altre cose e non voglio fare commenti qua. Su quello che avrebbero potuto fare per anni e non hanno fatto per questa città, su inchieste che avrebbero potuto fare e non hanno fatto queste società, non me ne frega niente. La gente sa che qui non è stato fatto nulla per 40 anni. Quindi oggi statevene tranquilli. Pensate a fare il vostro lavoro di giornalisti e se volete parlare di me, criticatemi, ma con logica, con spirito costruttivo. Sono antipatico, vi sto antipatico? Eh, fatevene a ragione. Oggi ci sto io. Potevate prendere e mettere mano al portafoglio, comprare per Trapani Calcio, comprare per Trapani Basca e venire a fare gli imprenditori. Siccome non siete degli imprenditori, siete dei prenditori, purtroppo per voi oggi vi tocca Valerio Antonini. Criticatelo quanto vi pare, ma lasciatelo lavorare in pace, senza queste schifezze che abbiamo visto in queste settimane. Ti potrei citare altri tre o quattro giornalisti che, come TP24 e come GDG, che oggi sarà uno slogan, lui sarà contento che io ho creato. Questo, questo, questo slogan questo diminutivo e l'ho fatto diventare GDG che, che Giacomo di Giroma è pure brutto come nome GDG diventa più carino e, so, e quindi no, questione di gusto beh è brutto come nome Giacomo di Giroma sono pure male a dillo non ci riesci invece GDG è più carino oggi ah, guarda, lui si farà chiamare Gdg farai. ma sembra quasi e, pure un marchio un marchio un marchio allora, si farà sei. un marchio una bella, il Vabbè. prossimo giornale che si farà se, se andrà via da DP24 lo chiamerà GDG Senti, quindi... ti blocco perché ho un video da far vedere eh, a malincuore, eh, lo dico a me frega poco, però <ride> qua vedo <ride> alcuni che esultano, alzano le braccia in segno di esultanza. Perché già è la seconda volta che lui dice ci sarà Trapanitazio perché tra andrà in serie a inserire, a prescindere, forse una amichevole, è una cosa, oh, vedi. ma vi rendete conto che è riuscito pure? A coinvolgere Buon'anima di Diego Armando Maradona e il, e il de Oro a cantare la canzone da Lazio, da Lazio, vediamo il servizio: Lazio sul lago verde vola, Lazio tu non sarai mai sola, vola un'aquila nel cielo. Più in alto sempre. La... Io non lo so. Se io questo proprio te lo. Guarda, te lo contesto. Dici che ti possiamo contestare questo che ha fatto cantare, l'inno della Lazio a Diego Armando Maradona. Te lo contesto. Cioè. senti, quello è un regalo che Diego mi fece dopo la vittoria della Supercoppa della Lazio contro la Juventus. Eh, e devo dire che ricordo quel momento con grande affetto perché fu un gesto spontaneo che fece attraverso Stefano Ceci che, che saluto spero che mi stia guardando e, e che è un'altra delle dimostrazioni di quanto quell'articolo sia andato proprio nell'acqua e di quanto scrivere tante volte le stupidaggini poi diventa un boomerang perché chiaramente quei vid questi video che abbiamo fatto vedere queste foto che... Ti danno la sensazione a meno che non sei, hai dei preconcetti e quindi è inutile che stiamo a perdere tempo, del rapporto intimo che c'era. Io ho chiamato un figlio come Diego e non l'ho fatto certo per pubblicità, l'ho fatto perché sentivo di farlo perché in quel momento avevo capito l'importanza che Diego aveva avuto nella mia vita. Se io sono diventato un imprenditore che sono diventato lo devo a lui perché lui ha creduto in me portandomi in ambienti dove avrebbe potuto rischiare anche di fare putte figure, si è fidato di me, si è fidato del mio progetto, si è fidato di quello che gli avevo proposto e gli avevo promesso. Ho dato a lui di più di quello che io avevo promesso, l'ho fatto sempre perché ero consapevole che senza di lui non sarei mai potuto arrivare ad avere certi rapporti, a fare certi affari e a stringere determinate amicizie. Quindi non posso permettere che un GDG qualunque di provincia venga a scrivere determinate stupidaggini, Non lo posso fare per me, per lui e per tutto quello che è stato il mio rapporto con lui. E sei andato a vedere pure la Lazio a Monaco. Sì, lì, sono insomma. stato a vedere la Lazio a Monaco e no. sono tornato come mm. imprenditore italiano distrutto perché perché, perché perché? lo stadio del Bayern Monaco ha 20 anni, fu costruito per i mondiali eh, del 2006 quando l'Italia vinse con l'Ippi allenatore. Ed è uno stadio che è 40, forse 40 anni è in luce avanti ai nostri stadi. Stanno già pensando di, di rifarlo in alcune cose. È uno stadio costruito in un'area enorme, con un'incredibile quantità di parcheggi, con il centro sportivo del Bayern Monaco a pochi metri. uno stadio di 75.000 posti ultramoderno, con tecnologia all'avanguardia, un sistema audio che sembrava di avere le cuffie alle orecchie, entrate e uscite. In maniera straordinaria, non, non mi sono accorto praticamente di essere circondato da 75.000 persone, un qualcosa di straordinario. Campo attaccato alle tribune, eh, polizia a ogni lato, telecamera a ogni lato, nessuno che si permetteva di buttare una sigaretta per terra. Quello è il futuro, non è quello che c'è qua. Quello che c'è qua è 70 qua anni fa. Parlo di qua in Italia, ah. certo. Trapani ne è semplicemente la. La, la, la semplificazione a livello provinciale di quello che siamo diventati noi come leitmotiv sportivo. Se pensate che le due società milanesi, Inter e Milan, che hanno una ventina di milioni di tifosi in tutta Italia, non hanno uno stadio, che Lazio e Roma, le due squadre della capitale, non hanno uno stadio, ma come si fa a competere a certi livelli? E perché non hanno uno stadio? Perché non lo vogliono fare o perché non glielo fanno fare? Avete visto oggi il sindaco di Milano ha detto pur di non buttare, ve lo regalo San Siro, questo siamo diventati noi. Quindi, quando io vado a vedere cose del genere e mi rendo conto che in Germania, il Bayern Monaco, come il Borussia Dortmund, come l'Hamburgo, come lo Stoccarda, sono state messe nelle condizioni di fare impianti da 60, 70, 80 mila spettatori che portano centinaia di milioni di euro di profitto all'anno centinaia di milioni di euro e all'interno di quello stadio lavoravano 1650 persone martedì. Quindi noi siamo un paese che proprio non c'è più, perché quando tu non capisci che determinate situazioni sono un benessere per l'intera comunità, hai perso, non si, fa, non si può fare più niente. Ecco perché da imprenditore torno con un sentimento, non dico di umilazione, ma proprio di rassegnazione. E la speranza che ho è che i giovani che stanno crescendo oggi, che viaggiano il mondo rispetto a quando io avevo 18 anni e che quando andavi a Vienna o a Parigi sembrava che avessi fatto il viaggio della vita, oggi prendono un aereo, arrivano, grazie a Dio, in qualsiasi località, si rendono conto di quello che è il progresso, che è il futuro. E non possono più accettare di vivere in queste condizioni. Non si può, perché l'Italia era la sesta, la settima economia del mondo, oggi probabilmente non è neanche tra le prime venti e questa cosa è assolutamente inaccettabile. Di chi è la colpa? Beh, sarebbe facile dire che sono dei politici, ma non è solo dei politici. La colpa è di tutti quelli che hanno contribuito con questo lassismo che si è creato nei pro, negli ultimi 25 anni a fare dell'Italia un paese assolutamente non pronto per certe sfide. E quindi parliamo dello stadio del... Lo stadio del Trapani è l'unica speranza che abbiamo per poter portare il Trapani dove io lo voglio portare. Perché? Perché i ricavi che ne eh, deriverebbero consentirebbero alla società di mantenere il Trapani Calcio in Serie A. La Serie A costa mediamente a una società che lotta per la salvezza tra i 50 ma e i 60 milioni. Ma noi Serie A, euro. ma noi siamo in Serie D. Oh, anzi, siamo in Serie Lega Pro. Siamo in Lega Pro. Allora, Nicolà. Un conto è fare il tifoso, un conto è fare l'imprenditore. L'imprenditore si mette seduto e dice qual è il mio, la mia visione? La mia visione è una sola. Per sostenere il progetto io devo arrivare in Serie A, per arrivare in Serie A devo fare lo stadio. Se non faccio lo stadio io in Serie A non ci arrivo, perché i costi di gestione della squadra in Serie B già sono superiori ai 10 milioni di euro. Per sostenere una squadra in Serie A ce ne vogliono 50, i diritti televisivi coprono sì e no il 60%, con il ticketing arrivi al 70-75 e ti serve un 25%, su un capitale del genere vuol dire che ogni anno perdi dai 2 ai 4 milioni di euro, come fai nel medio e lungo termine a resistere? Non puoi resistere, ecco perché i, la, quasi la metà delle squadre di Serie B sono con bilanci assurdi e ci si è inventati l'indice di liquidità per iscriverli al campionato, perché in questo modo non si tiene conto del debito che hanno e si co tiene conto solo della gestione ordinaria, quella anno per anno, dove l'indice di liquidità rappresenta il rapporto tra entrate e uscite di quell'anno fiscale, ma non si tiene conto della posizione debitoria che fa sì che una società oggi, tipo, non voglio citare nomi, ma tante di squadre di serie B sono in condizione di non potersi iscrivere in un qualsiasi campionato estero. estero Spagna, Francia, Germania, dove i regolamenti proibiscono di avere posizioni debitorie come quelle che hanno in Serie B. Questo per dirti che non è solo responsabilità dei presidenti che fanno queste gestioni dissennate, folli, che portano poi le scuole a fallire e a ricominciare dalla serie D. La responsabilità è che tu senza stadi di proprietà non ce la puoi fare. Servono stadi di proprietà in maniera urgente. La legge sugli stati che è stata fatta consente di poter fare degli stati, le attività che si devono fare devono essere quelle di convincere in tutti i modi il comune, la regione, la provincia a dare spazio a chiunque voglia fare stati, a chiunque voglia fare progetti di questo tipo perché è l'unica ancora di sopravvivenza che lo sport può avere, altrimenti è inutile, stiamo a perdere tempo. Un po' stai scardinando appunto il, alcuni paradigmi nel tessuto provinciale, pensi di voler fare lo stesso e forse ancora per quanto riguarda i sistemi più grandi, le, il calcio, il basket, pensa a quanti nemici che ti farai. Senti, tanti nemici tanta gloria, io già quando parlo con qualcuno che è presidente di qualcosa che non è suo, perdo tempo, perché uno che fa il presidente i soldi in suoi suoi è un prenditore, io con i prenditori non ce la faccio a parlare, mi viene difficile, perché non, non terranno mai a quella cosa come ci tengo io, che metto i miei soldi, che investo i miei soldi, loro investono sempre i soldi degli altri e qualsiasi cosa fanno la faranno sempre al 20, al 30, al 40% dell'interesse che posso avere io investendo i miei soldi e facendo i miei progetti. I nemici sono tutti quei parassiti che oggi ci sono nei sistemi di controllo e di potere. Che non fanno nulla perché questo sport, questi due sport, assolgono il ruolo che noi dovremmo fare. Pensate solamente alla differenza dei diritti televisivi tra la Premier League e la Serie A: Due miliardi e mezzo di sterline la Premier League, un miliardo di euro la Serie A. È improponibile. Il, la squadra che ha giocato contro la Roma in Coppa UEFA ieri, in Europa League. Prende il triplo dei diritti televisivi della Roma. Io sono Laziale, tutti lo sapete. Ma la Roma è la squadra più importante d'Italia. È la squadra della capitale eppure la Roma prende 70-80 milioni di euro di diritti televisivi contro i 150 milioni di sterline che prende il Brighton. Ma stiamo a scherzare, che è un buco di città da 40.000 persone. Roma è la capitale d'Italia. Questo è il fallimento della gestione e noi paghiamo advisor dei miei stivali che prendono centinaia di migliaia di euro l'anno per fare che? Per fare quello che potrebbe fare un neolaureato in economia e commercio. Non funziona così. Il basket abbiamo un grandissimo presidente che è Gianni Petrucci, un uomo di un'intelligenza e di una preparazione soprattutto di una conoscenza del fenomeno cestistico come pochi. Però purtroppo poi chi gli sta intorno non consente di arrivare a sviluppare il fenomeno basket come meriterebbe. La Lega di A2, la Lega di A2 dove io sono scritto, consente di avere diritti televisivi, sponsor principale a 4 soldi e sai quanti soldi retrocede alle squadre? Zero, zero, impossibile, questa cosa è impossibile e succede solo in Italia. La Lega di Serie A di basket, cifre ridicole. E questo succede perché ci si accontenta delle noccioline, chissà per quale motivo, perché chi gestisce i diritti televisivi, chi gestisce questo tipo di attività, non lo fa nell'interesse della società, lo fa nell'interesse personale, di occupare quel ruolo come imprenditore e quindi non porta nessun vantaggio a chi vuole investire e a chi vuole fare sport seriamente. Se mi devo scontrare con questo tipo di, 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 di gente sono il numero uno a farlo e lo farò con tutto l'interesse di farlo. Non ho paura di dire la verità. Io, ho sempre detto, sai qual è la mia frase? tu smettila di dire bugie che io la smetto di dire la verità quando troverai davanti a te uno che ti mente sputoratamente come fanno in tanti l'unica forma che hai tu è quella di continuare a insistere sulla verità finché dici la verità ti potranno dire che sei antipatico, che sei prepotente che hai un modo di fare che non gli piace ma nessuno ti potrà mai dire che tu non dici la verità andiamo verso la chiusura, 5 minuti dopo il carro di carnevale che non era su Antonini ma era sulle tre realtà spontanee che perché io no. ho saputo, eh, poi, seta, chiudo con quest'altra leggenda che io mi ha, mi ha telefonato una persona che non voglio dire, importante, che mi ha detto oh, ho saputo che hai dato 10.000 euro perché. Io l'ho saputo una settimana prima che avevano deciso di fare questo carro e era già quasi finito. Non sono neanche andato a Paceco per non alimentare questo schifo di voci che c'erano. Ho chiamato il sindaco, il sindaco mi ha raccontato, eh, Aldo Grammatico, del Casino che c'è stato quando si è saputo che c'era il carro con l'immagine mia e c'è stato qualche assessore che non voglio nemmeno sì, citare... C'è qualche assessore marco. che mi derebbe qualche calcio nel sedere, che si è permesso pure di tentare di non far uscire quel carro, che una scuola aveva fatto con l'unico intento... Di, far, di, di dimostrare che finalmente sul territorio lo sport stava assurgendo il ruolo da protagonista come lo sta assurgendo grazie al Travani Calcio, grazie al Travani Shark, grazie a Biasizzo con la Erice il quale Biasizzo purtroppo ha ammesso l'errore, si è fatto trarre in inganno da qualche consulente stupido che gli sta vicino e quindi non ha partecipato con la Erice ritirando le maglie il giorno prima del, del carnevale, si è pentito di quello che ha fa, fatto, siccome è un ragazzo, un uomo intelligente ha capito la stupidaggine che ha fatto, ma perché è stato portato a farla? Perché siccome c'è questo, questo veleno, questo virus che gira in questa città, ti costringono pure a fare stupidaggine come quella che ha fatto. Perché lui Perché dopo gli arbitri, dopo il cacciatore, ti sei comprato pure il carro di carnevale. Hai capito? Hai capito. Questa è la mentalità. Io, io non vado più in trasfetta, sai perché? Perché mi mettevo seduto e mi tiravano addosso di tutto, dicendo, sei comprato l'arbitro. Questa è la mentalità. Perché, siccome un, un, un presidente, che non voglio più citare, disse una frase del genere su di me, ha alimentato questa cosa. È l'unico mio difetto, sai qual è stato? Di dire la verità. Sempre la maledetta verità che odiano tutti, perché la verità la odiano tutti: di dire che ero il più forte, che avevo fatto la squadra più forte, che avevo speso più degli altri. Lo può di. Deve vincere quello che ha speso un terzo di me, più di, è diventato uno slogan. Sono più forte perché sono più forte. Eh, è così, <ride> amici miei, so più forte perché ho speso più di voi, non perché c'è qualcuno che mi fa vincere le partite. Beh, eccolo qua il risultato. Che tra l'altro è talmente bello questo carro no, che ho chiesto anche di, di poterlo avere perché è un ricordo eccezionale di quello che. ed è un sentiment che ho, che ho avuto io da chi lo ha fatto come forma di ringraziamento per quello che io sto dando alla città. E lo hanno fatto senza alcun minimo interesse, senza chiedermi mai un euro e senza dirmi Presidente in cambio di questo voglio quello, come fanno tanti tipo quella famosa preside di cui abbiamo parlato prima. Non l'ha fatto nessuno di quella scuola e anzi ringrazio l'artista che ha fatto l'opera, una ragazza per bene, la ragazza che ha fatto anche il, il murales il murale il murale dello stand. stadio di Maradona con mio figlio, l'architetto eh, Arianna Maggio. Esatto, che saluto Arianna, ti saluto. e Quindi questo per farti capire quanto la cattiveria... Il vulgus cattivo, quel verme solitario che gira in questa città in, in, in diverse persone, consente di creare meccanismi che portano anche a situazioni come quella del carnevale. E infatti tu, per addolcire un po' tutti, hai prodotto le uova di Pasqua del Trapani Calcio. Guarda, del quella del è un'idea un esclusivamente di, di Ambra, una bellissima idea che ha avuto Ambra. Io, il nuovo no, 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 ma la racconto questa Ambra è venuta un giorno e mi ha detto voglio fare questa cosa e ho detto bellissima idea vai avanti ha fatto tutto lei tra l'altro stava avendo un successo eccezionale perché le abbiamo vendute eh, tante e stanno continuando a vendere sono sicuro che le venderemo tutte e quando si fanno le cose con logica la gente lo apprezza e poi oggi leggo gommopoli, l'uovo, queste cose, queste follie roba no, da pazzi questo è Capisci di che stiamo a parlare? Tu fai l'uovo di Pasqua perché lo fai con l'ottica di far mandare il messaggio a 360 quadri di quello che il Trapanical ci è diventato. E poi arriva eh, eh, il signore De Turno che scrive senza magari riflettere su quello che sta facendo, perché magari la mattina si arsa in preda a qualche farmaco di troppo e scrive una stupidaggine del genere. Non si può fare più, basta. Mettetevi a pensare ad altre cose, mettetevi a pensare alla vostra salute, che è meglio, concentratevi su questo. 400. com'era come andiamo a far rivedere la foto? C'è la sorpresa ufficiale il regalo? Che c'è? Qualcosa? Ah, non del... lo so, guarda, questo ah, è, ah, detto, ah, è, una cosa che ha fatto tutto ah, l'altro. E, e ho voluto proprio appositamente lasciare a lei la cosa di gestire tutto. Quindi sta facendo lei, ah, la prossima volta chiamate a lei. No, che fate, spunta eh, card che la card brillantata con, con te, messo successo. così che dici, c'è cioè, credo. No, <ride> no, no, vabbè. Smettiamo. Continui a crederci. Beh, io ci credo più di prima. Anche perché più mi attaccano, io sono come le testuggine <ride> delle tartarughe. Più mi colpiscono e più vado avanti. Allora, e la cosa bella, te dico di più, è che loro non si rendono conto che mi stanno a fare un favore. Mi fate un grande favore. Perché voi non vi rendete conto della pubblicità, in negativo che fate a voi stessi e del favore che mi state facendo, cementando l'amore della gente verso chi finalmente ha dato un sogno a questa città. Quindi, se continuate. Non mi fate altro che un favore, avete capito? Scienziati, mi vedi lì? GDG. Ancora, ancora, basta. È diventato uno slogan, però basta. E mi sono fermato e non ho voluto dire altre cose perché mi ulteriormente umiliato. Ma meno ci meno sarà che... tempo in tribunale per no, spiegare. Ma meno male che cose. è finito il tempo, ma è già cambiata questa città. Io penso che abbiamo cominciato a trasmettere qualcosa di nuovo, lo sai da che l'ho capito? Le città le cambi solo dai più piccoli. Quando il messaggio arriva ai più piccoli che vanno a scuola con la maglia del Trapani e che fanno il gesto io ci credo e tu e te lo mandano in sede, io ho vinto e ho vinto alla faccia di quei gufi che stanno lì oggi davanti alla televisione sperando che io dica qualcosa su cui può far scrivere altri articoli. Purtroppo per voi ho vinto ieri, ho vinto oggi e vincerò domani. Ciao, arrivederci e buonanotte. Non credo ci sia altro da aggiungere. Valerio Antonini, qui a Respubblica, lo ringraziamo. Domani ci prenderemo un po' di, vediamo, di commenti in giro anche più tardi, chissà che cosa succederà, ma andava fatta e l'abbiamo fatta. Buonanotte a tutti e alla prossima. Arrivederci, buonanotte.